Allora, buongiorno a Bruno Domenichini, che è il signor Browners Italia, l'amministratore di Browners Italia, che è ovviamente il sito specializzato nell'e-commerce di prodotti legati al mondo delle armi, anche di armi, magari poi ne parleremo, ovviamente con tutte le prescrizioni del caso, perché come è noto la vendita per corrispondenza o tramite e-commerce di armi non è possibile. Senti, tu sei localizzato in Val Camonica. Com'è la situazione lì per quanto riguarda Covid-19 o coronavirus? Allora, prima di tutto, buongiorno a te, buongiorno a tutti. La situazione qui è tragica. Non ci sono i numeri delle grandi città, ovviamente, essendo in Val Camonica, ma anche qui noi abbiamo avuto le nostre belle disgrazie tra contagiati e decessi. Quindi numeri, piccoli numeri, però insomma sempre persone che sono contagiate, che sono morte. Certo, speriamo di esserne fuori. Ne usciremo, certamente, ne usciremo, bisogna vedere in che tempi e in che termini. Senti, il paese, diciamo, se anche non era troppo avanzato, ma stava comunque recuperando dal punto di vista del digitale, in questa fase di, come dire, domicilio coatto, si è adeguato. Quindi, diciamo, tu avrai senz'altro potuto registrare le modifiche che sono intervenute anche nel nostro settore di appassionati di armi e di caccia. Ma guarda, a livello di penetrazione digitale, noi registriamo tutti i giorni nuove iscrizioni, ok? E visto che nell'iscrizione è obbligatoria anche il codice fiscale, rileviamo anche un aumento dell'età media. Quindi rileviamo anche gente di una certa età che si iscrive, che si vede che ha preso confidenza con gli strumenti tecnologici e questo ci fa piacere, perché altrimenti era una fascia di mercato che si escludeva da sola, nel senso telefonavano, noi gli chiedevamo di fare la registrazione, ma come si fa? Insomma, avevo bisogno di un'assistenza particolare. Mentre invece vediamo che tante registrazioni di gente di una fascia, della mia fascia di età, diciamo così, lo fa in maniera autonoma, fa ordini e prosegue da sola. Quindi diciamo questo è senz'altro un aspetto, come dire, ottimistico, no? Quindi che fa ben sperare. Chiaramente, come poi hanno detto tutti quelli che ho intervistato, questo stop forzato di un mese che andrà anche verso i 2 mesi, ahi noi, poi vedremo con che modalità. Chiaramente per quanto riguarda il mercato ha creato qualche scompenso, creerà qualche scompenso. Ma guarda, io ti dirò, non posso nascondere il fatto che abbiamo avuto una flessione sulla ricezione degli ordini. Questo è obbligatorio, è naturale, Certo. perché ci sono competizioni sospese a tutti i livelli, poligoni chiusi, quindi il tiratore non consuma, il tiratore non acquista. Però, d'altro canto, in controtendenza, rileviamo un aumento delle richieste di assistenza tecnica, okay, fatta dal nostro servizio di assistenza tecnica, per chiarimenti su compatibilità, su accessori, e questo ci fa ben sperare perché la gente si carica a molla vedendo tutta la nostra offerta e si spera tanto che una volta concluso questo periodo emergenziale si ricominci ancora con gli acquisti. Noi teniamo informati sulle novità, sugli acquisti, sulle Vedo. compatibilità e quindi voglio dire, ci speriamo tutti, Anche ecco. le customizzazioni, immagino, vero? Assolutamente sì, kit di conversione, calci, handguard, di E tutto e di poi più. ho visto che tu hai qualche promozione particolare e anche hai spinto abbastanza sui trainer, sui sistemi di allenamento indoor, mi pare. Esattamente, in questo periodo c'è un ottimo prodotto che è il TPD, si può vedere sul sito e permette di fare tutta una serie di prove in bianco dentro le mura di casa per migliorare la postura, migliorare lo scatto, migliorare tante cose, insomma, con una memoria delle sessioni di tiro. Questo è importante per vedere gli avanzamenti e il miglioramento. Infatti, questo è molto interessante. Le iniziative sono anche delle promozioni, mi pare, sulle spedizioni, cose di questo tipo. Occasionalmente queste le facciamo da sempre proprio, quindi noi Certo. abbiamo le nostre promozioni settimanali, mensili, piuttosto che insomma, questo è l'ufficio marketing che si interessa di queste cose. Bene.
Comunque, ecco, andremo a vedere allora questi simulatori, perché in effetti di queste situazioni abbiamo visto che c'è grande fame, e quindi questo è assolutamente interessante, perché aiuta i tiratori e, perché no, anche i calciatori comunque a migliorare la tecnica di tiro, che è una delle cose che abbiamo visto interessano di più. In questo frangente, quello che stiamo cercando, noi di Amietiro stiamo cercando di fare naturalmente, è comunque di tenere un po' le fila del nostro mondo, e comunque di tenere viva la passione che, come dicevi tu, è quel motore in movimento, non immobile, quel motore in movimento che speriamo abbia possibilità di agire appena ci sarà il via libera, appena saremo guariti tutti. Esatto, guarda, noi tocchiamo proprio con mano questa passione, perché vediamo la quantità di mail, di richieste, la quantità di telefonate anche in questi giorni, è davvero notevole, ecco. Quindi tocchiamo proprio con mano le persone che si vogliono attrezzare, customizzare l'arma, preparare, fare attrezzatura, ricarica, eccetera, eccetera, per tana libera tutti, ecco. Certo, allora, guariti tutti, pollice alto, stiamo tutti bene. Naturalmente c'è una malattia dalla quale non si può guarire, che è la passione per le armi e per la caccia. Certamente sì, questo è il nostro settore, è fatto di tanti appassionati. Io credo che ne usciremo forse con qualche crepa, ma ne usciremo. Grazie Bruno, a presto. Grazie a voi e grazie per quello che fate. Ciao a tutti. Ciao.